inizia, sì, te. Quando, sì, quando ci sono i bei ragazzi, quando inizi sempre te. Lo prendo io, vai. Va bene. Aspetta, sì, che... perché quando ci sono i bei ragazzi dicono che li devo intervistare io. Pensavo di essere io il bel ragazzo, invece abbiamo qui. Ma io infatti ti intervisto, eh. Ma dopo, intanto abbiamo, allora, prima di me abbiamo il qui Wikipedro, che veramente Wikipedro. Chi non lo conosce, ciao. Ma qual è il tuo vero nome? Allora, chi non mi conosce è Gobbo, si può dire? Si può dire? No, assolutamente no. Chi non mi conosce è Gobbo, perché è una grande colpa. Quindi insomma, chi non mi conosce è Gobbo. Quindi vuol dire che sei Gobbo? Per un fiorentino sì. Ma sei Gobbo Juventino? Ma stai scherzando? Fiorentina tutta la vita. Detto chi non mi conosce è Gobbo, perché è una colpa e quindi è, capito, è un qualcosa insomma. Vabbè, comunque il nostro Pietro Resta, perché ho studiato, non come lei che sta a casa. Si andrà a controllare. Scrittore, tra l'altro, di un bestseller, perché ha scritto... Non ho scritto manco una parola, ho scritto il titolo e basta, poi il resto me l'hanno scritto. Perché in realtà lui copia e incolla da Wikipedia, non peraltro Wikipedia. No, io copio il Pedro di Sio. Hai capito? Wikipedia. È Wikipedro, perché Wiki è Wikipedia. E cioè, vabbè, per quelli più age che non lo conoscono, perché sui social lui è seguitissimo, video da miliardi e miliardi di visite. Ma che miliardi e miliardi, un sarei qui se facessi miliardi di euro. Miliardi e miliardi di euro. Proprio qui se facessi miliardi. Vabbè. Telespettatori, fidati, facessi miliardi di euro, non sarei qua. Vabbè, comunque, quantomeno più di me della quello Alessandro di sicuro, quello ecco, di sicuro. Vabbè. Allora, costui è nato come facendo dei video turistici, storico turistici nella sua città di Firenze. Detto male. L'hai detto come meglio non potevi. Ecco. Soltanto che mi stai facendo perdere la sfilata in costume delle Miss. Infatti cioè, l'abbiamo fatta apposta. Ecco, allora, in sostanza, perché questa formula è stata, secondo te, così rispetto ad altri TikToker o piuttosto altre forme di espressione sul web, è stata vincente? Allora, è stata vincente secondo me per due motivi. Il primo perché, tra virgolette, a sdoganare questo modo di raccontare Firenze sono stati il primo. Quindi quando sei il primo a fare qualcosa hai un impatto. Non è che sono stato il primo a raccontare Firenze, no. Sono stato il primo a raccontarlo in quel modo lì. Cioè, su Facebook per e sui giovani, social. Diciamo no, sui social. Nessuno faceva dei video sui social. Tutti li potevano fare magari in TV, potevano scrivere dei blog, dei testi sul giornale, scrivere libri, ma nessuno si metteva lì col telefonino: oh, ciao, sono in Piazza Duomo, qui c'è questo e qui c'è quest'altro. Il perché e il per come, nessuno l'abbiamo fatto. E poi sicuramente ha, come dire, conquistato questa, magari questa maniera spontanea e spiritosa con la quale quotidianamente racconti video. Proprio con un amico. Sì, ma racconti le cose, sembra al bar che commenta. Poi forse, ho visto, lo dico io da toscano, ma penso anche dall'Alessandra. Sì, 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 sono toscana. Ma è molto probabilmente anche il fiorentino che, certo, come ci insegna poi la grande tradizione anche cinematografica dei comici toscani o comunque insomma del parlare fiorentino, che è una parlata che comunque attrae sul, certo, pubblico. Sì, allora questo Messer in realtà Dante non a caso insomma. Sì, ma ben esiliato però. Capito, allora ti dico solo, allora questo è un falso mito purtroppo. Okay. Perché ho avuto un'esperienza in TV nel 2019 con una troupe milanese. Dimax, ti garantisco, bravissimo, Dimax, bravissimo. Non ho perso la puntata, bravissimo. Vabbè. Ti garantisco che invece il fiorentino per me era un anello debole, era un difetto che cercavano loro in tutti i modi di coprirmi. Quindi non ti credere volevano che il fiorentino tu parlassi italiano per bene alla Gazzola. Infatti è questo il problema. Allora non è che mi dicevano di modificare la parlata, però mi dicevano di limitarla parecchio. Quindi vi garantisco che il toscano, infatti, se ci fate caso in TV non ce n'è tanti di toscani. Sono tutti romani e napoletani. Fateci caso. Chi c'è? C'è Carlo Conti. Sì, ma Carlo Conti parla capito? Non parla poco toscano. Panariello forse ogni tanto. Sì, Panariello ogni tanto qualcosa in più. Pieraccioni, Benigni. Ma anche Benigni è molto pulito, come però toscano. Però Pieraccioni è il cinema, capito? Ah, beh, sì, sì, ok. Mi intendo proprio in televisione. E quindi non è così sdoganato, ve lo garantisco. Okay. E perché non lo sdogani tu? Io ci ho provato, infatti nelle mie cose io parlo come voglio. Sul web, però sul web, in televisione fai, non... descrivi l'arte in una maniera non noiosa. Anche per chi non ama particolarmente l'arte, la descrivi in una maniera giocosa, divertente, come se veramente ti incontrassi al bar e mi raccontassi quello che hai visto. È no, non come il mio professore di storia dell'arte, esatto, che faceva due coglioni. Cioè, con tutto rispetto, sarà ancora vivo, lo saluto a casa. Grande prof. No, ma sì, in realtà, vabbè, nel senso, doveva essere così perché io sono così. E soprattutto perché non sono nessuno per poterlo fare in maniera diversa. Non sono un professore, non sono un laureato, quindi non mi potevo mettere lì quel telefonino davanti a un quadro degli Uffizi e raccontarlo in maniera lunga accademico, e accademia. Sarebbe stato. E non avrebbe funzionato. Ho fatto i video rispettando la mia personalità, il mio carattere. E poi insomma, oggi youtuber, tu nasci come youtuber, giusto? Nasci su Facebook, sì. Esatto. Video, meglio.
E allora, che consiglio dai ai giovani, quelli che vogliono intraprendere questo tipo di percorso? Commentare l'arte? Commentare l'arte? No, allora, commentare altri argomenti un pochino più. I migliori consigli sono due, secondo me. Allora, il primo è quello di trovare un argomento. Non spaziare troppo in quella, ma trovare un argomento, una nicchia che sia quella e rimanere fedele a quella. E il secondo consiglio è quello di avere pazienza, perché è un mondo talmente saturo e talmente pieno che prima di vedere i risultati ci vuole molto tempo. Quindi divertirsi, okay. E poi quello, altro. Quello fondamentale, esatto. Però se si ha un obiettivo, se si ha veramente la passione per fare video, toglietevi dalla testa, togliamoci dalla testa anch'io, di avere risultati nell'immediato, perché non esiste, a meno che tu sia un fenomeno. Se sei un fenomeno, allora puoi avere risultati anche su. Però attenzione, diffidare sempre da chi ha un'elevata crescita, perché poi ha anche un'elevata subito. Famosi fuochi di paglia. Bravissima, esatto. È meglio una crescita lenta ma costante. Esatto. Tanta energia a Wikipedia. Grazie. E non solo. Veramente... Chiedo se hai progetti in futuro, a parte stasera di essere qua. Sì. Dove ti vedrei, cioè a parte ai prossimi video, qualche cosa prossima che uscirà. Guarda, quello che ci tengo a fare ora è riuscire a espandere, come ho detto prima, sul palco, riuscendo a espandere questo format di Firenze in tutta la Toscana. Ho fatto delle prove, sono stato un mese all'Elba, un mese a Lucca, ho intenzione a novembre di trasferirmi in Arezzo, Firenze, nel Casentino. Perché poi la Toscana è talmente... No, cioè, è talmente vasta. Da Firenze si va poi... Cioè, basta vedere, ragazzi, in una città di, tra virgolette, secondo piano come Monteatini. Guarda che meraviglia. Io gli metterei anche, ora so che è una cosa buttata a braccio, non sei preparato. Cioè, se dovessi spiegare nei tuoi video il tettuccio di Montecatini, spiegalo in un minuto, raccontalo ai tuoi followers. Uno degli ambienti, uno dei centri termali più importanti dell'Ottocento, UNESCO. Dell'Ottocento italiano. Da qua sono passati personaggi incredibili, re, regine, attori, cantanti, Giuseppe Pedro. E oggi purtroppo c'è Wikipedia. Mi alzo e buon via, perché dopo questa si può chiudere tutto. Ecco. Va bene, ragazzi, allora, ragazzi adulti, perché lo purtroppo seguono anche adulti, lo seguono anche gli adulti. Mamme, zie, vi saluto, perché quella adulti, è il mio pubblico. Nonne, zie, è transgenerazionale, passa dai 9, è un periodo 99. Che piglio tutto, vabbè, si può dire, si piglia può dire. Tutto, vabbè. Ringraziamo Wikipedia, il nostro ospite alla finalissima, lo rimandiamo in giuria perché da votare. E devo votare, ragazzi. E poi deve votare. Ormai mi avete fatto perdere tutto, ora le vedo un cappotto. Vabbè, gentile. Vai.